Gennaio 2023. Stiamo passeggiando per Budardalur. Mai visto una roba del genere. Il mare è tutto completamente ghiacciato. Pensare che 6 mesi fa, quando eravamo qua, c'era assolutamente niente di tutto questo, la luce era così magari a mezzanotte. E adesso che ore sono? Mezzogiorno. C'è più di una ragione se quest'isola ci ha rapito il cuore. Continuiamo a vagare in lungo e in largo, senza mai smettere di meravigliarci, perché non stupirsi di fronte a tutto quello che viviamo ogni giorno è semplicemente impossibile. Che sia il vivere lontano dal caos o semplicemente il contatto estremo con la natura. Non so spiegare questa connessione. Quello che so è che la sento ed è profonda. C'è un motivo. Un senso dietro tutto questo, che ancora non riesco a spiegare. E forse non aver trovato una risposta precisa è qualcosa che ancora mi intriga. In questo marasma di meraviglie, un piccolo paese solitario ha calamitato le nostre attenzioni negli ultimi 2 anni. E come uccelli migratori, torniamo qua, a lavorare, a vivere, in questo piccolo paese di 250 abitanti, che non attira troppi turisti. Dove a detta dei locali non succede mai nulla, niente eruzioni, niente valanghe, niente criminalità. Un umile angolo di paradiso con la vista sul fiordo. E anche se ormai sono 3 anni che veniamo a lavorare in Islanda, ancora oggi non posso fare a meno di pensare, ma quanto è bello alzarsi poco prima delle 10 e non dover attraversare una città per andare a lavoro, ma semplicemente camminare 50 metri. E anche per me la storia non è troppo diversa.
Entrare a lavoro alle 11, dopo aver avuto il tempo di fare tutte le mie cose con calma, mi dà una tranquillità che non credevo avrei mai provato durante un'alta stagione, il periodo più incasinato dell'anno, prima di venire in Islanda. Oh, Niki, c'è qualcuno che ci guarda! Benvenuti, questo è Villan Settur. È il museo dove lavoriamo, però non è solo un museo, è anche una caffetteria, è anche un ristorante, perché ogni giorno facciamo zuppe nuove e la Niki cerca di venderle alle persone. Se pensate che il nome Villanset sia difficile, in realtà sarebbe Villansetrid Leisputburdal, ovvero il centro di Leif Erikson, nella landa del vino, ovvero il Canada. Se non conoscete Leif Erikson, vi basti sapere che fu un grande esploratore, che arrivò in America 500 anni prima di Cristoforo Colombo. Qua un disegno mentre sbarca, qua una foto mentre festeggia il Capodanno in centro Reykjavik. Adesso è anche il protagonista dell'accuratissima serie TV Vikings Valhalla, ma da oggi lo ricorderete come il tipo del Museo dei Giacchetti. Museo fatto tutto a mano da artisti locali che ripercorre la storia delle esplorazioni di Leif e del padre, che visse a Eriksstadir, che è poco distante da qua. Lavorare a Villansettur non è affatto male, anzi mi piace fare zuppe e dolci ogni giorno, sperimentando ricette nuove o imparando al meglio le più tradizionali, come la tipica Jona Bandaseila, letteralmente torta del matrimonio felice. Chiamata così perché viene preparata con ingredienti che sono nelle case di tutti da sempre, come l'avena, la farina e la marmellata di rabarbaro. Inoltre, lavorare in un posto così ci permette anche di instaurare un bel rapporto con i clienti. Ah, buongiorno, italiani! We have the only guys in Icelandic, English, French and German. Che non sono mai troppo di fretta, essendo noi l'unico stop per un buon caffè nell'arco di un sacco di chilometri. We went from Italy to Singapore without flights, just by land, okay. In 7 months. Okay. Is it a car? Trains and buses, okay, and hitchhiking, and we bought a motorbike in Vietnam. We drove Vietnam, Cambodia, and Laos, and then we sold it and we started hitchhiking. Just like simple things. In tutto questo non vi abbiamo ancora menzionato il fatto che la settimana lavorativa qua in Islanda è ben diversa da quella a cui siamo abituati. Se infatti una settimana lavoriamo 5 giorni, quella seguente ne lavoreremo solamente 2. Lavorando di fatto solamente 14 giorni al mese. E la cosa bella, oltre a essere pagati bene, è che il nostro impegno viene riconosciuto e le nostre idee sempre valorizzate. E ci sentiamo così sia qua che ad Alakot, il ristorante guest house in cui lavoriamo la sera. In pratica qua al lavoro ognuno fa tutto, dalle camere, alla cucina, alla sala, qualsiasi cosa, però perlomeno non ci si annoia mai. Guarda, uno, due, tre. No. Puoi cambiare quando vuoi. E imparare un sacco di cose. Put your hands up. Questo è il bel panino Erik il Rosso, bello piccante, con un botto di patatine. Non so se sia una costante islandese o se semplicemente abbiamo trovato i datori di lavoro più fighi del mondo. Yes. Sulla prima non ho certezze. Our saviors. Yeah. Ma sulla seconda sicuramente è così. La gente arriva e ti dice tipo, ma cosa fate qua, è un villaggio piccolissimo, non c'è niente da fare. Pensano veramente che siamo da soli, che nessuno con cui parlare. Abbiamo un sacco di amici, cioè siamo 7 italiani, cioè abbiamo gli amici francesi, cioè abbiamo gli amici polacchi. Quando vogliamo andare a cena gli amici sono 2 minuti a piedi. C'è sempre un sacco di roba da fare. Ora qua al lavoro magari in questo momento c'è poca gente perché la stagione sta finendo, però comunque cioè, l'estate è piena di persone. Io non capisco perché vedono proprio questo paese, questo vivere in Islanda nei villaggetti come una cosa, oh mio Dio, questi sono pazzi, vogliono stare da soli. Cioè, secondo te cosa ne pensi? E se vi state chiedendo che cosa fare con tutti questi giorni liberi a disposizione, posso semplicemente dirvi che l'Islanda non è un posto in cui ci si annoia facilmente. Questa è la pool.
questa è Kureri. E questo è un fiume caldo. In un attimo puoi andare in un posto e ritrovarti tipo dentro una barca vecchissima, dentro un aeroplano vecchissimo, dentro un bus, facendo di tutto. Scende anche giù. Sì, volendo sì, però. Si vede, mi vedo la mia faccia impressa giù, ci deve essere dell'acqua. Adesso provate a immaginare com'è cercare di recuperare qualche dozzina di pecore in una valle intera. Tra montagne, boschi e fiumi, cercando di evitare che caschino nei precipizi o si affoghino in acqua. Non so, io è la prima volta che vedo una pecora essere messa a guinzaglio con un uomo che cammina nel fiume con la pecora a guinzaglio. Ok, that's your dog? That's my stupid sheep. Oh yeah? Fila uno. Yep. One, two, three. Try your shoe legs. Yes. Try. Just try. Yeah. One more. One, two, three. See, sunshine. Yeah. Use your legs. Come on. Andiamo bella, su! Andiamo! Io corro, c'è lui che si fa la montagna, qua la jeep. È finita così, con tre pecore che si sono rintanate davanti a una porta e io che le sto tenendo aspettando che arrivi Svein col truck, così li mettiamo dentro. Mamma pecora, agnellino, trovati. Questi dovrebbero essere gli ultimi. Stiamo facendo la cena, ma la situazione sta degenerando. Cosa state facendo? Che? Niente, nulla. No. Buoni, sono migliori. Sono al sapone. Mm-hmm. Buoni. Questo non lo diciamo a chi. Ah, abbiamo fatto la carbonara. Alla fine dai, è carina. Carina, carina, grazie. Si senti, carina. Buon appetito. Verde terapeute. No. Tutti insieme. Bellissimo. Buon appetito. Com'è che ogni volta ci caschiamo? Facciamo sempre un sacco di piani, andiamo qui, facciamo là e poi torniamo a Budartal. Mi dispiace poi quando la gente ci dice: ma come siete capitati qua? Cosa ci fate? Ma non vi annoiate? Ma siete da soli? Non captano quello che proviamo vivendo qua. Siamo senza stress, senza semafori, con il mare così davanti agli occhi tutti i giorni, la natura che fa da padrona. Non lo so, qualcosa di indescrivibile che solamente chi viene qua riesce a provare. E potrai fare anche le foto più belle del mondo, i video più belli del mondo, ma non riuscirai mai a rendere questo.
Svegliarsi la mattina, aprire la porta, avere il mare davanti, vedere gli uccelli stagionali che cambiano, che nidificano. Poter passeggiare nei campi, essere sempre a contatto con la natura, lontano dal cemento, dalle costruzioni. C'è tutto quello di cui hai bisogno alla fine. Niente di più e niente di meno. E poi guarda questo fiordo, con le isolette laggiù che sembra che fluttuino. Questo mare che può essere uno specchio, come può essere cattivissimo e volare sopra le case, sporcare tutti i vetri del paese. Sapere che puoi fare una giornata in cui vai con la macchina, vedi quattro balene, una trentina di foche, una volpe artica, un falco che mangia un altro uccellino in mezzo alla strada. Guarda che spettacolo, madonna, che spettacolo. Guarda. Il sole d'estate mi manca sempre. È quello probabilmente che ci frega ogni volta, pensare che passeremo un'estate senza vedere la luce, costante, notturna. E poi quando vai via e guardi il cielo... e non la vedi e sai che non la puoi vedere, ma sai che qua c'è. Ma da qualsiasi altra parte guardi il cielo e dici sì, bello, però il tuo cuore aspetta qualcosa, ma sai che non ci sarà. E poi sei qua, sta finendo l'estate, inizia l'autunno, fine agosto, arriva il buio, guardi in alto e poi succede la magia. Però così mi fai piangere. No! Che botta immensa, sta pompando ancora. Che spettacolo. Guarda qua. Che spettacolo. Mamma mia. Wow. È la terza volta e per la terza volta mi piange il cuore. Eppure abbiamo sempre così tanti sogni. Venire in Islanda ci fa sempre pensare a 100.000 mete, 100 cose da fare. Però quando vai via, madonna, è difficile. Ti ammazza. Quando esci da lavoro il cielo ti dà la buonanotte. Tutte le belle persone che sono qua in paese. È proprio vero, quando siamo tornati a giugno, che io ho già scritto bentornati a casa. E che fai, non rotoli giù dalla collina adesso? È scemo. Wow! Oh, così non l'avevamo mai vista.